Allora, questa sera facciamo insieme dei super biscotti golosi al cioccolato che sono senza uova e senza burro. Sono super buoni, buonissimi, croccanti e si conservano anche per tanti giorni. Quindi, per fare questi biscotti al cioccolato senza uova e senza burro, ci servono 350 g di farina, 50 g di cacao amaro, 70 g di zucchero di canna, 70 g di zucchero semolato, zucchero bianco, 50 g di granella di nocciole, 125 g di gocce di cioccolato, mezza bustina di lievito per dolci, 80 g di olio di semi e 200 g di latte. In una ciotola mettiamo la farina, 350 g di farina, mettiamo direttamente così dentro la ciotola. Poi mettiamo il cacao amaro, 50 g di cacao amaro, il lievito, mezza bustina di lievito per dolci, corrispondono più o meno a 2 cucchiaini. Poi, sempre nella stessa ciotola a seguire, mettete zucchero di canna, zucchero semolato, zucchero bianco, granella di nocciole, 50 grammi, e gocce di cioccolato, 125 grammi. E mescoliamo con una forchetta. Date una bella mescolata. Fino a quando, insomma, il composto è tutto più o meno omogeneo, cioè la farina si è mescolata bene col cacao e con tutto il resto degli ingredienti. Poi è il momento dei liquidi, quindi aggiungiamo 200 g di latte e 80 g di olio di semi. E iniziate a mescolare con la forchetta fino a far assorbire tutte le polveri. Poi se vedete che fate fatica con la forchetta, andate dentro e mescolate con le mani. Quindi mescolate, mescolate, mescolate fino a quando cioè praticamente la farina, insomma il cacao non lo vedete più a vista, no? È completamente assorbito dall'impasto. L'impasto sarebbe già pronto, eh? Una frolla molto, insomma, duretta, che non si appiccica le dita, vedete? A questo punto vi preparate un foglio di carta forno. Mettete sopra, rovesciate sopra l'impasto, iniziate un pochettino ad appiattire con le mani, allora praticamente appiattite l'impasto fino ad ottenere lo spessore di circa mezzo centimetro. Una placca del forno. E metto sopra un foglio di carta forno. Il forno l'ho acceso. Taglia biscotti da, perché non mi ricordo, 7 centimetri mi pare, 7 centimetri questo qua, però li potete fare più grandi, più piccoli. Diamo forma ai biscotti. Beh, li sistemate anche abbastanza vicini perché in realtà crescono, ma non tantissimo. Si rimpasta direttamente qui sopra la carta forno. Buono. Allora, qui siamo arrivati a temperatura col forno, intanto questi li possiamo infornare. Li facciamo cuocere per 20 minuti a 170 gradi.
Sì, qua, siccome sono avanzati, ok, o perlomeno non ci possono nella stessa placca, vi faccio vedere come si possono cuocere anche in friggitrice ad aria. Allora, prendo il cestello della friggitrice ad aria. Ci ho messo un foglio di carta forno forato apposito per la friggitrice ad aria. Quindi mettiamo i biscottini all'interno. Infiliamo, impostiamo 170 per 12 minuti. Ho usato la funzione forno, Questo tutto in avvia. Fa italiano. un Questo. leggerissimo preriscaldamento, dopodiché parte. E sono questi in friggitrice ad aria. Ok, e sono pronti anche quelli in forno. Sentite, sono croccantini. Se si ha della mandorla e le gocce di cioccolato rimangono intere. Sono proprio buoni, buoni, ma buoni, ma buoni. Allora, salutiamo e ringraziamo della vostra compagnia in questa diretta dove abbiamo fatto i biscotti al cioccolato golosissimi, senza uova e senza burro. Spero che vi sia piaciuta, che rifarete la ricetta. Se le rifate, fatemelo sapere, taggatemi su Instagram. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel like, condividete. Ci vediamo alla prossima ricetta o alla prossima diretta. Ciao! Ciao, grazie ragazzi per la Fateli perché compagnia. sono buonissimi, eh! Padri.